Enzo Papi per ospitarci in questa bellissima sede, in questa scuola che è un onore per l'Italia avere qui in Grecia da bene. Grazie professor Mancuso per aver accettato questo invito e io vorrei spiegare perché è importante per noi italiani qui in Grecia, per noi dell'ambasciata, per noi della scuola, la presenza di Vito Mancuso. Io ho conosciuto il professor Mancuso attraverso YouTube e mentre guardavo, ascoltavo YouTube parlare il professor Mancuso, erano quelle stesse settimane durante le quali stavamo costruendo Tempo Forte. Tempo Forte, per chi di noi non lo sa, ma ormai lo sappiamo in tanti, è una iniziativa, diciamo, culturale, di fortissimo rilancio sulla cultura per alimentare il rapporto bilaterale Italia-Grecia. È fatta innanzitutto di un metodo che mette insieme le diverse presenze italiane, la scuola archeologica, l'istituto di cultura, la Dante Alighieri, COASID, che è un'organizzazione di volontariato, la nostra scuola, l'ambasciata, e ci mette insieme ai greci che partecipano con noi a un tavolo. I greci sono anche, ci onora della loro presenza, la Presidenza della Repubblica Greca, il Ministero della Cultura, il Ministero degli Esteri di Grecia, artisti, giornalisti, fondazioni greche. E con loro noi, usare la parola promozione della lingua e della cultura italiana che si usa ancora nelle nostre circolari è forse una parola superata o comunque una parola insufficiente, perché la nostra è, il nostro sforzo è uno sforzo veramente per andare incontro e per insieme riuscire ad ottenere cose nuove di cui abbiamo bisogno e di cui sentiamo bisogno, per avere una maggiore e più fiera consapevolezza della nostra identità, per costruire qualcosa di più aggiornato di cui sentiamo il bisogno, che riguarda sia l'Italia qua in Grecia, sia la Grecia in Italia. Ah, mi sono dimenticato della tradizione. Καλησπέρα σας, ο κύριος Πέρης Ιταλίας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Διευθυντή της Ιταλικής Αγγλικής Σχολής Αθηνών για την φιλοξενία σε αυτή την έδρα σήμερα για την εκδήλωση στην οποία έχουμε παρευρεθεί. Ευχαριστεί πάρα πολύ τον καθηγητή, τον Βίτο Μανκούσο, για να έχει την αποδοχή της πρόσκλησης να είναι μαζί μας απόψε. Γνωριμία με τον καθηγητή Βίτο Μανκούσο, η οποία έγινε μέσω του καναλιού, του περίφημου του YouTube, ακριβώς κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών του πλέον γνωστού σε όλους σας πολιτιστικού προγράμματος Tempo Forte, το οποίο είναι ένα ευρύ πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ δημοσίων φορεών της Ιταλίας και της Ελλάδας, από την πλευρά της Ιταλίας, της Ιταλικής Πρεσβείας στην Αθήνα, της Ιταλικής Αρχιτεκτονικής Αθηνών, της Ιταλικής Σχολής, του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου, της εταιρείας Dante Alighieri, όπως και βέβαια από την πλευρά της, από την ελληνική πλευρά, σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές του Υπουργείου Πολιτισμού, του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και διαφόρων ελληνικών ιδρυμάτων. Στόχος, κύριος στόχος, φυσικά, είναι η προβολή και των δύο πολιτισμών και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε να δημιουργηθεί ένα στρογγυλό τραπέζι, να το πούμε έτσι, πάνω στο οποίο, γύρω από το οποίο, όλοι οι παράγοντες και της ιταλικής και της ελληνικής πλευράς θα μπορούσαν να δουλέψουν, να συνεργαστούν για την προβολή και των δύο μεγάλων πολιτισμών μας. Insomma, quello che vedevo era un'analogia fra il modo di esporre o di ragionare del professore e quello che noi cercavamo e stiamo cercando di fare.
che noi in quelle settimane stavamo facendo, noi scuola, ambasciata, istituto di cultura. Che idea να προσκληθεί ο κύριος Μανκούζο απόψε στην Ελλάδα έγινε εφόσον είχε αισθανθεί ο κύριος Πρέβης ότι η μέθοδος και η σκέψη του κύριου Μανκούζο κατά κάποιο τρόπο συναντιόντουσαν με το ίδιο το σκεπτικό το οποίο είναι, πάνω στο οποίο βασίζεται η ιδέα του προγράμματος Καρυποφόρ. In breve vedevo, noi eravamo insoddisfatti, ma eravamo anche molto esigenti e anche molto ambiziosi. Sentivo nello sforzo del professor Mancuso qualcosa di simile. Η ουσία είναι ότι στη σκέψη του κυρίου Μανκούζο, ο κύριος Πρέσβης μαζί με τους συνεργάτες του έχουν πιάσει την ίδια προσπάθεια προς τις ίδιες κατευθύνσεις. Quindi per questo la sua presenza ha un senso nell'ambito di Tempoforte e sono grato della sua presenza perché è scritto nel nostro programma e lo considero anche la sua presenza un incoraggiamento a tutti quanti noi che ci stiamo impegnando in questa direzione. Και έτσι δικαιολογείται η απόφαση, η επιλογή να ενταχθεί και η διάλεξη του κυρίου Βίτο Μανκούσο στο πρόγραμμα το φθινοπωρινό του Tempoforte στην προσπάθεια να συνεχίσουμε με τους ίδιους στόχους που σε αυτή την κοινή προσπάθεια η οποία στα λόγια του κυρίου Μανκούσου από τα λόγια του κυρίου Μανκούσου θα φερνούν τα κοινά στοιχεία τα οποία έχουμε προαναφερθεί. Termino dicendo che il nostro è uno sforzo collettivo, quindi è per certi versi più difficile di quello che può fare il professore, perché lui è da solo, è un teologo, un filosofo, rigoroso col suo pensiero. Noi, essendo un gruppo, andiamo anche in modo disordinato ogni tanto, è un po' barato onestamente, però... Però siamo molto soddisfatti e ripeto molto incoraggiati da serate come questa. Grazie. Buonasera. Grazie di essere qui ad ascoltare questa mia conferenza. Nel preparare questo mio intervento, a seguito dell'invito di Sua Eccellenza, ambasciatore d'Italia presso la Grecia, dottor Marras, che di cuore ringrazio, insieme al direttore di questa scuola, che pure di cuore ringrazio. Ecco, nel preparare questo intervento mi sono chiesto che cosa rappresenta per me la Grecia, che cosa rappresenta per me la Grecia antica, in verità, perché io non sono diverso da Heidegger, sono molto diverso da Heidegger, di tantissime cose, ma in quell'approccio libresco alla Grecia, tant'è che è la prima volta che sono qui. Pur avendo avuto a che fare con la Grecia antica fin dalla tenera età, come la gran parte dei ragazzi italiani, in particolare poi di quelli che scelgono di andare a fare il liceo classico. Ecco, quindi mi sono chiesto che cosa rappresenta per me la Grecia antica, per me, per il mio pensiero, per la mia vita. E la prima risposta immediata, che è arrivata subito, è stata l'arte e il pensiero. E in questo non sono per niente originale, penso, non dico tutti voi, ma penso
tutto il mondo, quando ragiona sulla Grecia antica, quando pensa alla Grecia antica, ritrova che i concetti decisivi, le esperienze umane decisive che questa civiltà consegna all'umanità siano l'arte e il pensiero. Ma da dove vengono l'arte e il pensiero? Perché in esseri biologicamente determinati, quali siamo noi, esseri umani, determinati nel nostro corpo, determinati nel nostro carattere e in tante altre cose che con una parola sola si possono chiamare destino, come mai in noi esseri umani nasce la possibilità di creare arte e pensiero? E la mia risposta è semplice: perché non siamo del tutto biologicamente determinati. Il fatto che siamo capaci di produrre arte e pensiero dimostra che, pur essendo per molti aspetti determinati, necessitati, non liberi, pur essendo questo, per altri aspetti esiste in noi un quid, come si dice in greco quid? Un non so che di energia libera, imprevedibile, non determinata, caotica, che ci permette quella ribellione della mente rispetto alla necessità che si chiama arte e pensiero. In realtà questa energia libera, caotica, oltre a farci produrre quella ribellione della mente che si chiama arte e pensiero, ci fa produrre anche altre cose un po' meno piacevoli: la nostra ambizione, la nostra arroganza, una violenza gratuita, molto diversa dalla violenza degli animali, la cui violenza non è mai, che sappia io, gratuita. Insomma, ci fa essere malvagi, ma dicendo creativi e quindi capaci di arte e di pensiero, e dicendo insieme malvagi, sto esattamente indicando con le parole, così come è possibile, quella peculiarità che ci contraddistingue e che si chiama libertà. Quindi, che cos'è la Grecia antica per me? La Grecia antica per me è arte e pensiero, ma l'arte e il pensiero provengono, hanno come condicio sine qua non, come condizione essenziale per il loro darsi, la libertà. Quindi la Grecia antica per me è la libertà. Il concetto di libertà nasce qui in Grecia, che sappia io. Nasce qui in Grecia. E dove? In ambito politico. La prima testimonianza che io conosca al riguardo proviene dal più antico dei tragici, che noi italiani chiamiamo Eschilo, nell'opera I Persiani. Nell'impero persiano, a Susa, capitale dell'impero, la regina Atossa è in preda all'ansia perché la spedizione del figlio Serse contro la Grecia tarda ad arrivare, e per vincere i cattivi presagi e per vincere l'attesa snervante chiede notizie sui nemici, chiede se hanno un esercito forte, se posseggono ricchezze, se sono bravi con l'arco. Poi pone la domanda cruciale: chi è il loro padrone? Eschilo le fa dare la seguente risposta:
si vantano di non essere schiavi di nessun uomo, sudditi di nessuno. Con queste parole, che risalgono al 472 a.C., si inaugura in Occidente il concetto di libertà. Eschilo però nelle sue opere presenta spesso, anzi il più delle volte, una concezione del mondo opposta all'insegna della necessità, la nanche. Sempre nei Persiani dice: necessità costringe i mortali a sopportare sciagure. Nell'Agamennone menziona le potenze divine che prepotenti governano il sacro timone del cosmo. E nelle Ecoefore scrive: dobbiamo venerare il potere divino che il cielo governa. Per Eschilo, quindi, noi non siamo liberi, nel senso di indipendenti, ma sottostiamo a potenze più grandi, a un giogo di necessità, come scrive nell'Agamennone verso 218, un giogo di necessità. Questo giogo giudica e spesso determina il nostro agire. E tuttavia egli dichiara che il suo popolo, politicamente parlando, non volle sottostare a nessun giogo di nessuna potenza. E quanto a costituzione politica, descrive i greci come uomini liberi, sudditi di nessuno. Quindi il gioco della necessità di cui parla non preclude, non esclude la libertà, intesa come responsabilità personale, quindi anche come merito e come demerito. Insomma, ne scaturisce un intricato groviglio, quello che penso tutti noi, vivendo, sperimentiamo. Perché io sto parlando di noi, vorrei riuscire a interpretare l'esperienza umana fondamentale, così come io l'ho capita. Cioè, da un lato l'incombere di una necessità che ci si impone sempre e comunque, che possiamo chiamare destino, e dall'altro una reale libertà personale che ci vieta di considerarci burattini mossi da forze estranee. Chi di noi pensa a se stesso in termini di burattino? Il nostro lavoro, la nostra passione, quello che facciamo, le nostre scelte politiche esistenziali, sono nostre, le sentiamo come nostre, e quindi ci sentiamo liberi. E al contempo però penso che tutti noi facciamo l'esperienza di essere al cospetto, sia politicamente, sia economicamente, sia finanziariamente, sia biologicamente, di essere sottoposti a forze più grandi di noi. Biologicamente di sicuro. La contraddizione rivelata in Eschilo manifesta la classica opposizione di necessità e libertà, antica, antichissima. Quanto il pensiero, forse quando i nostri antenati cominciarono a pensare, nel cominciare a pensare, individuarono questa strettoia di necessità e libertà. Una strettoia riassumibile in questa alternativa: A. Il mondo è logos, processo logico, e di conseguenza necessario, e di conseguenza privo di libertà. Non ha, non dico B, dico non ha, proprio in diretta contrapposizione, caos, processo caotico, imprevedibile, libero, e di conseguenza, proprio perché è libero, privo di scopo.
se ha uno scopo verso cui il mondo deve andare, ha un senso, senso proprio nel senso di direzione, quindi è sensato, ma è non libero. Se è libero, può scegliere di qui, può scegliere di qua, può tornare indietro, può... Se è libero, non ha un senso, è insensato. I filosofi antichi si dividono tra chi assegna il primato al logos o necessità e chi invece al caos o libertà. E devo dirvi che quando io mi confronto con i loro scritti, li sento entrambi risuonare dentro di me. Mi sembrano ragionamenti persuasivi su entrambi i fronti e non mi decido, non so a quale scuola appartenere, se alla scuola del logos o se alla scuola del caos, se a quella impostazione che privilegia il senso, il significato, lo scopo, la logica, o viceversa quell'altra impostazione che di fronte alla vita, di fronte a se stesso, privilegia la libertà, la creatività, l'imprevedibilità, la fantasia. A me capita quando leggo gli stoici, in particolare il mio amato Marco Aurelio, oggi il direttore mi ha chiesto, arrivando qui alla scuola, avendo visto il museo archeologico, qual è stata la cosa che mi ha colpito di più all'interno del museo archeologico. E io non ho avuto esitazione a rispondere, i volti dei filosofi, di Platone, di Aristotele e in particolare di Marco Aurelio. Ecco, quando leggo Marco Aurelio, io sento di aderire al concetto di logos e di provvidenza. Mi emozionano queste cose, emozionano proprio nel senso etimologico del termine, mi dà movimento, emoveo, mi smuove, sono pensieri che mi smuovono e quindi mi conferiscono vitalità. Questo il pensiero deve fare. Non scoprirà le pietre, non dissotterrà tesori, ma può dissotterrare energie interiori, può togliere qualche pietra tombale, qualche pietra che grava dentro di noi, che ci pesa. Può avere questa dimensione energetica, il vero pensiero, deve averlo. E io quando leggo Marco Aurelio ricevo questa energia positiva. Lui che era romano, che scriveva in greco, Ta eis eauton, se il libro si intitola, no? Come tutti noi sappiamo. Allo stesso tempo però, quando leggo Epicuro, e più ancora Lucrezio, dico più ancora perché di Lucrezio l'opera ci è arrivata per intero, io Epicuro no, cioè, qualche cosa, delle lettere, ma insomma... E quando leggo gli Epicurei sento di aderire al concetto di clinamen, così come i latini, così come Lucrezio in latino traduce il greco parenclisis, questa caduta caotica e imprevedibile degli elementi, degli atomi, che conferisce movimento al mondo e che esprime esattamente nella caduta imprevedibile e caotica l'essenza stessa della realtà. Anche noi siamo fatti di atomi. Non è che cadono solo fuori di noi, cadono anche dentro di noi in modo imprevedibile e caotico. E questo ci porta a essere irrazionali, e spesso lo siamo, in amore, in politica. E quindi mi ritrovo, l'opposizione la ritrovo dentro di me. Ma vedete, per me è stato sorprendente capire, io non ho studi scientifici, però ogni tanto leggo i libri di divulgazione scientifica, e per me è stato sorprendente comprendere che l'opposizione strutturale di necessità e libertà
di Logos e Caos divide anche la fisica teorica contemporanea. Al campo del Logos stoico o della determinazione appartiene infatti la teoria della relatività. Al campo del clinamen epicureo o della indeterminazione, il principio di indeterminazione di Heisenberg, appartiene la meccanica quantistica. La teoria della relatività riguarda lo spazio-tempo, la gravitazione, le stelle, le galassie. La meccanica quantistica riguarda il comportamento degli atomi e delle particelle subatomiche. La prima regna nell'infinitamente grande, la seconda nell'infinitamente piccolo. La prima concezione interpreta l'universo all'insegna dell'ordine, ritenendo che il mondo si muova secondo leggi fisiche determinate, che sono il prodotto di forze finemente sintonizzate, di modo che non vi è nulla di casuale, ma tutto procede secondo una precisa necessità fisica. Questa è la visione del mondo che nell'antichità poneva alla guida del tutto l'ananche, o la necessità, che possiamo anche chiamare logos, possiamo chiamare Tüche, possiamo chiamare Fatum dai latini, possiamo chiamarlo Dharma, così come lo chiamano gli indù e i buddhisti. Mentre per i monoteisti corrisponde al Dio unico e personale che vede, prevede, provvede e senza il quale non c'è foglia, come dice il proverbio in italiano, non si muove foglia che Dio non voglia. E il cui disegno appunto inevitabilmente si compie. La seconda concezione invece, che a mio avviso è maggioritaria oggi in Occidente, non in altre parti del mondo, ma in Occidente sì, all'opposto interpreta il mondo come generato dal caso e mandato avanti dalla contingenza. Nel mondo non c'è nessun principio, nessun senso, tantomeno uno scopo, se non un'enorme quantità di energia che genera e degenera ogni ente, la quale energia era caos, è ancora caos e sempre caos rimarrà. Ed è interessante capire che anche questa possibilità fu vista dalla mente antica, perché la mente antica pose all'inizio di tutte le cose, inizio non nel senso solo cronologico, ma inizio nel senso più forte del termine, direi di principio, di arché, di ciò che è all'inizio, di ciò che accompagna un fenomeno, ma di ciò che costituisce anche del fenomeno stesso lo scopo verso cui il fenomeno cammina, il telos verso cui il fenomeno cammina. L'esempio che faccio spesso quando parlo di queste cose, per far comprendere la differenza tra inizio e principio, guardo l'ambasciatore perché l'esempio che faccio riguarda lo Stato e chiedo qual è l'inizio dello Stato italiano e poi chiedo qual è il principio dello Stato italiano. Dico lo Stato italiano, ma per dire qualunque altro Stato. La prima domanda ha come risposta una data, ciò che dà inizio, crea l'origine, ma poi questo evento che ha creato, che ha dato il via al fenomeno, può anche, come dire, essere del tutto indifferente rispetto alla vita stessa del fenomeno. La seconda domanda come risposta invece ha la legge costituzionale. Qual è il principio dello Stato italiano? Il principio costitutivo. Il principio costitutivo è la Costituzione. Ebbene, la mente antica ha visto anche questo principio costitutivo quando ha parlato del caos. Primo fu caos, dice Esiodo nella Teogonia. E anche la Bibbia ebraica all'inizio della Genesi pone il vuoto, l'abisso, Tehom. E così
così Veda e così altre cosmogonie. In una lettera del 7 settembre 1944, Albert Einstein riassumeva così lo stato dell'arte, la situazione riguardo a queste cose. Scriveva a un collega fisico, Max Born, uno dei principali artefici della meccanica quantistica. Quindi scriveva a un teorico della concezione opposta rispetto alla sua. E sentite le sue parole. Le nostre prospettive scientifiche sono ormai agli antipodi tra loro. Tu ritieni che Dio giochi a dadi col mondo. Io credo invece che tutto ubbidisca a una legge, in un mondo di realtà obiettive che cerco di cogliere per via furiosamente speculativa. Lo credo fermamente. Nemmeno il grande successo iniziale della teoria dei quanti riesce a convincermi che alla base di tutto vi sia la casualità. Anche se so bene che i colleghi più giovani considerano questo atteggiamento come un effetto di sclerosi. Un giorno si saprà quale di questi due atteggiamenti istintivi sarà stato quello giusto. Ci vorrebbe un astrofisico contemporaneo adesso per dire questo giorno è arrivato, lo sappiamo. Un amico fisico mi ha detto di sì, che questo giorno è arrivato e che Einstein avrebbe torto. Però sono sicuro che se ne ascoltassi un altro magari direbbe di no, quindi non lo so come stanno le cose. Il fatto è che ognuna delle due teorie nel suo ambito funziona alla perfezione. Funziona la teoria della relatività, funziona la meccanica alla perfezione nel loro ambito, ma i fisici non sono in grado di conciliarle teoreticamente. E adesso vi leggo un brano per dare spessore a quello che dico, perché qui ovviamente mi muovo sul terreno non mio, quindi occorre riferirsi a chi si muove sul terreno proprio. Ebbene, tra le diverse citazioni che potrei addurre, vi leggo questa di Brian Greene, un fisico teorico della Columbia University, che dice così: nel modo in cui oggi sono formulate la relatività generale e la meccanica quantistica non possono essere giuste entrambe. Le due teorie responsabili del progresso straordinario della fisica nell'ultimo secolo, le teorie che spiegano l'espansione dei cieli e la struttura della materia, sono incompatibili tra loro. Tale inconciliabilità teoretica tra le due più importanti teorie fisiche dei nostri giorni, che cosa dimostra? A mio avviso mostra che probabilmente già nella struttura stessa della materia si radica l'antinomia che divide da sempre il pensiero umano tra logos e caos, disegno e caso, necessità e libertà, senso e assurdo, contingenza e teleologia. E probabilmente fu vedendo queste cose che un altro fisico, anche lui rivale di Einstein, appartenente alla scuola della meccanica quantistica, anzi di per sé il padre nobile della scuola di Copenaghen, quindi principale creativo dal punto di vista teorico della meccanica quantistica, cioè il fisico danese Niels Bohr, disse una frase che io ricordo spesso e che è di una saggezza
trovate voi l'aggettivo per definire questa saggezza, diciamo di grande saggezza. Diceva così Bohr: ci sono due tipi di verità. Le verità semplici, dove gli opposti sono chiaramente assurdi, e le verità profonde, riconoscibili dal fatto che l'opposto è a sua volta una profonda verità. Che cos'è la vita? È giusta? Com'è la vita? È giusta o è ingiusta? È sensata o è insensata? Consente la libertà? Produce la libertà? Oppure no? Oppure è schiacciata dalla necessità e la libertà è solo un'illusione? La bellezza esiste? È qualcosa di oggettivo? O dipende dai gusti personali, dalle culture, dall'educazione? E quante altre domande potremmo fare per toccare almeno un po' queste verità profonde? E se noi scaviamo dentro noi stessi, probabilmente sentiamo che sia la tesi sia l'antitesi hanno cittadinanza dentro di noi. Ecco, quello che bisogna fare è dare cittadinanza sia all'una sia all'altra, non voler necessariamente scegliere, perché se le cose stanno così, da Eschilo ad Einstein e Bohr, se le cose stanno così, non ci troviamo di fronte a due vie di cui una è vera e l'altra è falsa, ma a una condizione strutturale della mente nel suo rapportarsi all'essere. Non dico una condizione strutturale dell'essere, magari anche, ma non sono in grado di dirlo, non. Però di sicuro una condizione strutturale della mente, sia della mente filosofica, sia della mente scientifica, nel rapportarsi a quello che noi chiamiamo essere, per dire realtà, per dire ciò che è. E come la meccanica quantistica e la teoria della relatività, pur non essendo conciliabili tra loro, se sta quanto dicono i fisici, sono tuttavia entrambe vere, nel senso che entrambe funzionano, così allo stesso modo i concetti di libertà e di necessità, pur non essendo teoreticamente conciliabili tra loro, interpretano entrambi in modo veritiero una dimensione del nostro esistere. Da qui emerge l'esigenza di una prospettiva di pensiero che sappia cogliere, che sappia dare ragione a questa doppia ragione, a questo doppio movimento. Una prospettiva di pensiero che sappia muoversi e non rimanere su un unico binario, che abbia lo scambio, proprio come i treni che possono passare appunto da cambiare posizione, e che sappia sostenere al contempo sia la sensatezza e la logicità dell'essere, sia la contingenza e la mancanza di un disegno lineare. Ecco, secondo me, da quel poco che capisco io, dicendo poco non ho fatto nessuna umiltà, sono assolutamente consapevole del poco che capisco io della Grecia antica. Da quel poco che capisco io della Grecia antica, il messaggio complessivo della sua saggezza si caratterizza per la capacità di comprendere la non linearità della verità. E quindi di dare ragione della logicità del caos e della caoticità del logos. Per questo è in Grecia che nasce la dialettica. Che cos'è la dialettica? Il pensiero che non si lega. Il pensiero che contiene dentro la libertà di muoversi e quindi di smuovere. Il pensiero che si muove e smuove.
come dicevo prima, e movero, questa e, il latino dice questo senso del distacco, smuovere appunto. Si muove, smuove il pensiero come fa la vita, la quale vita non è mai coerente, semmai potremmo dire che è corrente, per giocare con questa assonanza, esattamente come l'acqua da cui la vita deriva. Pensiero dialettico è il pensiero che vede l'intero dall'alto. Platone, libro VII della Repubblica, definisce così il filosofo. Chi sa vedere l'insieme è dialettico, chi no, no. Ecco la definizione del filosofo. È il dialettico che sa vedere l'insieme. Come lo vedi l'insieme? Muovendoti, dando ragione delle contraddizioni che il pensiero contiene. Mi viene in mente, non l'ho scritto qui nel foglio, e chiedo scusa a chi stesse seguendo la traduzione greca che è stata così gentilmente predisposta da Ilaria, che ringrazio. Mi viene in mente la prima tesi, che nell'agosto, le 10 tesi che Hegel consegnò nell'agosto 1801 per conseguire l'abilitazione insegnamento in filosofia, la prima di queste dice più o meno la stessa cosa che diceva Bohr, che avrebbe detto Bohr anni dopo. La prima dice: contradictio est regula veri, non contradictio falsi. La contraddizione è la regola del vero, la non contraddizione del falso. Ecco, la dialettica è il pensiero che sa rendere conto di questa, di questo movimento. Che, della vita, che contraddice se stessa. La vita contraddice se stessa. Già a partire dall'alimentazione, la vita si nutre di vita, la vita quindi si nutre di morte altrui. Non è già questa una spaventosa contraddizione? E però è contento, e quindi fa orrore da un lato la vita, ma nel suo nutrirsi di vita e nel suo dare la morte per esistere e per consistere, la vita al contempo genera quella meraviglia che per esempio questa scuola rappresenta, quella dedizione, quell'esigenza di verità, di pulizia, di onestà interiore. E il pensiero è vero quando sa rendere ragione di entrambe queste due cose. Quindi dalla Grecia antica ci viene consegnato il metodo dialettico, la cui applicazione più efficace è proprio nel campo della libertà, perché proprio nel campo della libertà che il pensiero dialettico dà il meglio di se stesso, perché sa raccogliere il dato contraddittorio testimoniato da Eschilo, che noi non siamo liberi e insieme lo siamo. E di fronte a una potenza che ci vuole conquistare e sottomettere, possiamo ribellarci e dire sudditi di nessuno. Anzi, la libertà forse sorge proprio quando si percepisce come non libera. Forse la libertà comincia, perché la libertà anzitutto si nasce quasi come fosse un bambino o una bambina, nasce come liberazione. Cosa fanno i bambini? Come si chiama il termine? Il primo vagito, quel termine, cioè il primo vagito della libertà è liberazione, libertà da. La liberazione. Quindi consiste anzitutto nella consapevolezza della propria prigionia. La libertà inizia quando ci si rende conto che non si è liberi, ma condizionati, forse addirittura necessitati da una serie di legami esteriori e interiori a partire dal proprio carattere, di cui Eraclito diceva che fosse il nostro il carattere. E il frammento 91 dice: demone a ciascuno è il suo modo di essere,
così traduce Carlo Diano. Si può anche tradurre demone a ciascuno il proprio carattere. Adesso vi vorrei trattenere un po' sul termine daimon, perché a mio avviso il termine daimon esprime molto bene il frutto dell'incontro tra necessità e libertà, tra logos e caos. Il daimon, o anche daimonion, per riprendere il termine che Platone attribuisce a Socrate nell'Apologia, il daimon o daimonion non appartiene né al mondo divino, né al mondo infernale, non ha niente a che fare col demonio, diciamo, della teologia cristiana, né al mondo umano. È metaxy, mediazione tra i tre. Il demonico ti può innalzare al cielo, sprofondare all'inferno o appiattire sulla terra. E io penso che ognuno di noi lo capisca pensando all'amore, a Eros, cui Platone dice, per l'appunto, che è un demone, Daimon Megas, un gran demone, specificando che questo demone, questo Daimon, è, parole sue, qualcosa di mezzo tra mortale e immortale. Perché? Dice nel Simposio 202d, tutto ciò che è demonico è intermedio tra il Dio e il mortale. A mio avviso, la più profonda attivazione della specificità umana, che è la libertà, qual è il nostro nome filosofico? Qual è la nostra caratteristica rispetto a tutto il resto dei viventi? È questa dimensione che con una parola sola chiamiamo libertà. Ecco, a mio avviso, la profonda attivazione della nostra specificità, che chiamiamo libertà, si ottiene quando consideriamo tale specificità qualcosa di demonico. Secondo Platone, per citare questo ateniese a cui la mia vita deve molto, secondo Platone, Simposio, un Dio non si mescola all'uomo. E però, grazie al Daimon, il divino entra in relazione con gli uomini. E lo spirito dell'antica Grecia si caratterizza per essere una manifestazione di questa demonicità, la quale l'ha resa meravigliosamente creativa in ogni ambito del sapere umano. Adesso vi leggo, quante sono, forse 10 righe del più grande greco, secondo me, della modernità, che fu Goethe, il quale, conversando con il giovane Eckermann, giungeva a dire: ogni creatività di genere superiore, le idee importanti, le invenzioni, i grandi pensieri che portano frutti e conseguenze, non sono in potere di nessuno e si trovano al di sopra di tutte le potenze terrene. L'uomo deve considerarli doni insperati che riceve dall'alto, creature divine che devi accogliere con gioiosa riconoscenza e onorare. Sono affini al demonico, che prepotentemente fa dell'uomo ciò che vuole e al quale l'uomo si abbandona senza saperlo, credendo di agire per iniziativa propria. In questi casi l'essere umano è spesso strumento di una più alta potenza che regge il mondo, un recipiente riconosciuto degno di accogliere l'influenza divina. Vedete, proprio in quel luogo nel quale noi siamo maggiormente creativi, proprio in quelle esperienze che maggiormente ci rendono libere,
rispetto alla necessità che determina, proprio in quel luogo lì riceviamo, dice Goethe. E chiunque di voi ha avuto, penso, poi direte voi, ma chiunque di voi ha avuto un'esperienza creativa, di rivelazione, un'esperienza di una grande idea, di una grande intuizione, ha sentito che è arrivata, che è arrivata d'altrove. Ma non sto parlando di Dio, non sto parlando di dei, forse ne parlo, forse sto parlando di Dio, ma dicendo del Dio non conosciuto. Dio di spirito, di ispirazione. Sto parlando di Dio nel senso del daimon. Sto parlando di potenze più grandi che ci rendono liberi. E quindi sto dicendo che diventiamo liberi, creativi, diversi, innovativi, proprio nella misura in cui ci relazioniamo a qualcosa che è più grande di noi, proprio se vinciamo il nostro piccolo io. Quando siamo abitati dalla aspirazione, che è diverso dal desiderio. Desiderio e desiderio. E qui non c'è bisogno, come dire, di lavorare molto, perché il desiderio è strettamente connaturato al vivere stesso. Ma quando riusciamo a trasformare il desiderio in aspirazione, sentite aspirazione, come l'aspirapolvere, qualcosa che aspira, ci tira su. Questo tirarci su è poi anche ispirazione, è qualcosa che discende anche. Io ho appena finito di scrivere un libro che sarà pubblicato tra qualche giorno su una specie di filosofia, teologia del bello, dell'estetica, e quindi mi sono letto diari e scritti di pittori, di musicisti, poeti naturalmente, e ho visto come per la gran parte di loro c'è questa esperienza di una rivelazione. Del resto, il pensiero più alto, sarà un caso che in greco si dice idea? E idea significa visione, è qualcosa che si vede, l'idea. Mentre al concetto ci arrivi dal basso, lavorando, quindi è un tuo risultato il concetto, l'idea no, l'idea è gratuita, è qualcosa che si vede. Insomma, sto dicendo che la specificità spirituale della Grecia antica, secondo me, non consiste nel cogliere il divino, come l'antico Egitto, come Israele, neppure consiste nel cogliere l'umano, il meramente naturale, come l'antica Roma. La specificità spirituale della Grecia, così come la capisco, consiste piuttosto in una percezione e in un sentimento pluristratificato della vita, espresso al meglio dal concetto di demonico, che è incontro e scontro di che? Di divino e di umano, di disegno e di assurdo, di necessità e di libertà, di provvidenza e di insensatezza, di eterno che permane e di tempo che scompare nel nulla. Logos e caos. Forse è per questo, per questa caratteristica di comunione strutturale tra divino e umano, forse fu per questo che il cristianesimo riuscì ad affermarsi nel mondo antico completamente ellenizzato. Sono convinto l'ebraismo non ce l'avrebbe fatta. Sono convinto, così come posso esserlo, che il cristianesimo riuscì a penetrare nel mondo antico per questa capacità di essere metaxu, direbbe Platone, intermedio, e di essere demonico a sua volta, una religione demonica. Essendo il cristianesimo l'annuncio della umanizzazione di Dio, o Logos, Sarx e Geneto, Giovanni 1,14, il Logos si fa carne, e della
divinizzazione dell'uomo, la teosis, di cui la patristica, soprattutto la patristica greca, parlava. Oggi però la situazione del cristianesimo in Europa è prossima all'agonia, per non dire che è già in agonia. In altre parti del mondo no, ma nell'Europa occidentale sì. Si consideri che la media dei giovani europei che partecipa ai riti religiosi è ben al di sotto del 10%, ben al di sotto. Non so come stanno le cose in Grecia. In Italia siamo ai primi posti in Europa perché è il 15% dei giovani italiani che partecipa ai riti religiosi. E questo, insieme alla Polonia, al Portogallo, all'Irlanda, ci pone ai primi posti, ma basta andare in Francia e siamo al 7%, in Spagna al 7%, Germania 7-8%, Belgio 2%. La media è al di sotto del 10%. È preoccupante? Ma per qualcuno può essere preoccupante, per qualcun altro può essere rallegrante. Io quello che dico è che stiamo perdendo. Forse in alcune parti del mondo abbiamo già perso la più elementare grammatica del discorso religioso, spirituale, e quindi la possibilità di essere demonici, la possibilità di sperimentare il daimon di Eraclito, di Socrate, di Platone, di Marco Aurelio. Senza il legame con il divino, l'essere umano si riduce a natura tra natura, a un pezzo di mondo come gli altri. Siccome però l'essere umano non è un vivente come gli altri, perché le sue capacità sono maggiori, la sua potenza si esplica solo in senso orizzontale. Noi abbiamo una enorme potenza orizzontale, alla quale però manca l'equilibrio che conferiva l'asse verticale. Abbiamo così una dimensione tecnologica spaventosa per la sua potenza e una dimensione etica e spirituale altrettanto spaventosa, ma per la sua povertà. Cosa fare? Le religioni, le spiritualità non si creano a tavolino o nei laboratori mediante algoritmi più o meno sofisticati. In questo modo, a tavolino, nei laboratori, si possono produrre molti oggetti, attivare molti processi, ma non le idee che danno energia e direzione alla libertà. Nutrendola di consapevolezza, di coraggio, di creatività. Io francamente non lo so come e se si uscirà da questa condizione, o se abbiamo preso una condizione che ci conduce a perdere quell'aggettivo che abbiamo apposto al nostro essere homo quando ci siamo chiamati sapiens, homo sapiens. Siamo destinati a essere, a ritornare solamente a faber, habilis, consumens. L'uomo ha una dimensione di cui già Marcuse scriveva 50 anni fa. Io posso solo testimoniare dove trovo io, dove cerco di trovare io, qualche volta trovo veramente l'energia necessaria per la mia vita interiore. Adesso di questo vi parlerò, sperando che anche per qualcun altro la mia via possa risultare di aiuto, secondo quello che Montale diceva nelle sue parole, quando scriveva che forse un giorno esse parranno fraterno cuore sapide di sale greco. Io definisco la mia spiritualità, intendendo per spiritualità la mia gestione della libertà. Gestione è una parola brutta, insomma il mio venire a patti
con quell'energia caotica e indeterminata che vive dentro di me, come vive dentro ogni essere umano a cui mi riferisco dicendo libertà. E a cui la mente, sia quella ebraica, sia quella latina, sia quella greca, si riferiva andando a prendere un termine che originariamente indicava l'aria che si muove. Perché sia spiritus in latino, sia pneuma in greco, sia ruach in ebraico, anzitutto è l'aria che si muove, il vento. E questo vento interiore, quest'aria che si muove dentro di noi, che chiamiamo libertà, secondo me, non so secondo voi, ma secondo me va gestita, va capita, va compresa, va coltivata. L'arte di vivere è l'arte della gestione di questa energia caotica che ci abita, da cui possono venire le cose più belle e anche, come la storia dimostra, come parte della storia dimostra, anche le cose più brutte. Il fatto che manchiamo del nostro debole, manchiamo di una spiritualità, è forse la crisi che stiamo vivendo la più grave, perché non ce ne rendiamo conto, mentre della crisi economica ce ne rendiamo conto, della crisi politica ce ne rendiamo conto, e di questa, che forse è l'origine della crisi politica, della crisi economica, dello sfilacciamento, di quel senso di grigiume che incombe sul nostro procedere, questo pessimismo che ci rende paurosi e quindi aggressivi. Quanta aggressività c'è nelle nostre città? Aggressività. E perché c'è aggressività? Perché c'è paura. Basta vedere gli animali. Quando diventano aggressivi gli animali? Quando hanno paura? Quando i piccoli, per difendere i piccoli, diventano aggressivi. Anche noi abbiamo i nostri piccoli, i nostri cuccioli, e non sappiamo cosa fare dei nostri piccoli, dei nostri cuccioli, dei nostri ragazzi. Abbiamo paura e diventiamo aggressivi. Non è la ricetta, ovviamente, non è che dice allora convertiti, diventa, fai esercizi spirituali e quindi il mondo sarà. No, ma anzitutto mettere ordine nella propria vita, come diceva Sant'Ignazio di Loyola e come io ho imparato dal mio maestro spirituale che è il cardinale Carlo Maria Martini. Mettere ordine nella propria vita, gestire, ordinare, orientare quell'energia libera che mi determina e che costituisce la mia più profonda interiorità, perché noi questo siamo, certo sono il mio corpo, certo sono il mio carattere, ma il valore dove in cui io consisto è la mia libertà, come mi muovo, che cosa faccio del mio essere libero, no? È qui che si gioca per me il valore di un essere umano. Heidegger poteva essere, come è stato, un grandissimo filosofo e pensatore, ma la maniera con cui orientò la sua libertà non lo fa ai miei occhi un maestro di sapienza, tanto di cappello quanto pensatore profondissimo, ma la modalità con cui gestì la sua libertà, la modalità con cui si comportò o non comportò da uomo, no, di fronte a quello che era la vera sfida del suo tempo, lo rende ai miei occhi abbastanza insignificante. Per fare un esempio di che cos'è, cosa intendo per spiritualità. Ecco, io definisco la mia spiritualità, che deve tanto alla Grecia antica, ottimismo drammatico. Ottimismo drammatico. Il concetto centrale è l'armonia, da qui ottimismo, che è un sostantivo greco che deriva dalla radice ar, e il cui significato base è congiungere, unire, adattare, anche dare in matrimonio, sposare, anche accordare, sia di strumenti musicali che si accordano, sia di esseri umani che trovano un accordo. L'armonia è l'azione che fa di elementi originariamente diversi una cosa sola. La fisica, tra l'altro, ci insegna che qualunque cosa noi possiamo vedere o concepire è un sistema. Riuscite a pensare a qualcosa di fisicamente consistente che non sia un sistema? A partire dall'aria che in questo momento respiriamo. Che cos'è l'aria? Un sistema. 78% azoto, ossigeno 21%, argon 0,7%. Che cos'è l'acqua che
che costituisce il 70% giù di lì dei nostri corpi, un sistema, gli atomi che costituiscono sia l'aria sia l'acqua, cosa sono a loro volta? Sistemi, dovremmo cambiare il nome perché non sono per nulla atomi, non sono per nulla indivisibili. E perché c'è questa tensione verso l'aggregazione? Che cosa fa sì che ci sia questa aggregazione? Questa spinta all'unione, all'amplesso, all'abbraccio. Io la chiamo armonia. L'armonia è la spinta aggregativa e quindi è la logica della natura e della vita. E come tale è anche la dinamica da riprodurre creativamente per unire la nostra singolarità al senso complessivo del mondo. Per questo, a mio avviso, l'armonia riguarda l'estetica, certo, ma anche l'etica, il diritto, la spiritualità, secondo una visione organica del rapporto tra natura e cultura tipica della classe dell'antica Grecia. Per quanto connaturata con le più fondamentali fibre dell'essere, l'armonia però è un processo che si svolge inevitabilmente in modo drammatico. Per quello parlo di ottimismo drammatico. Essa cioè è la logica armoniosa e insieme polemica, cioè quindi antinomica dell'essere. Io ho riflettuto anche sul termine armonia, che noi italiani scriviamo senza H, perché per noi l'H non ha nessuna importanza, l'H diciamo non vale un H e la lasciamo cadere l'H, ma i latini, che erano forse filologicamente più avvertiti, i nostri padri latini, scrivevano armonia con l'H. E i tedeschi hanno l'H, e gli inglesi hanno l'H, e i francesi hanno l'H. E cosa esprime questa H? Esprime lo spirito aspro dell'alfa con cui gli antichi greci scrivevano armonia. E guarda un po', la parola che per definizione, per antonomasia, esprime la dolcezza, armonia, veniva pronunciata con lo spirito aspro. E questo forse non è l'indicazione, io non sono un filologo, mi diverto ogni tanto a pensare queste cose, ma non è l'indicazione che già la mente antica comprendeva che armonia è il frutto di un lavoro? E la mitologia cosa insegna al riguardo? Di chi è figlia la dea armonia? È figlia del dio, della dea dell'amore, Afrodite, ma anche del dio della guerra, Ares. E anche questo non è un'indicazione di che cosa significa realmente armonia? Cioè, un'altra parola potrebbe essere pathos, cioè il frutto di una passione, un risultato che ti richiede lavoro, fatica, sudore, a volte dolore. Tra elementi che discordano si ha la più bella armonia, diceva Eraclito. Ecco, vivere in questo mondo cercando di introdurre energia positiva, producendo armonia, sapendo che questo richiede lavoro e quindi produce pathos, passione da intendersi nel duplice senso, sia come sofferenza, la passione di Cristo, oggi potremmo dire la passione della Silvia, e sia come l'energia più originaria, più primigenia che abbiamo, quando diciamo è la mia passione e non conosciamo stanchezza perché è la mia passione. Ecco, fare tutto questo, vivere in questo mondo cercando di introdurre energia positiva, producendo armonia, questa è la spiritualità che definisco ottimismo drammatico e che deve tanto alla Grecia antica. Concludo con una annotazione personale, dicendo che la mia condizione nel parlare qui ad Atene per la prima volta è stata quella di chi fin dalla tenera età ha considerato la Grecia sua patria ideale. Questo mio sentimento, prima che sui libri degli studi classici, nasceva in me dal contatto reale e insieme sognante
con una solenne manifestazione della civiltà greca, quale il teatro di Segesta, nella Sicilia nord-occidentale, in provincia di Trapani. Io sono nato vicino a Milano, in un piccolo paese che si chiama Carato Brianza, ma i miei genitori provenivano da un paese ancora più piccolo, che si chiama oggi Calatafimi Segesta. Dico oggi perché da qualche anno al nome originario Calatafimi è stato unito anche Segesta. E questo mi portava a trascorrere buona parte delle estati da quelle parti, e spesso Segesta, dove a quei tempi l'ingresso era libero, nessuno controllava nulla, quindi potevo giocare tra le colonne del tempio e fare finta anche di scavare anche un po', cercando, trovando un sassolino e pensando di trovare chissà che cosa. Ecco, aggirandomi tra le colonne del tempio e i sedili di pietra del teatro, forse ricercavo un'identità che sentivo non potermi provenire dalla Lombardia. Più tardi imparai che i fondatori di Segesta non furono i greci, ma i misteriosi Elimi, sulla cui origine gli studiosi ancora oggi dibattono. Qualcuno dice, parla di un'origine italica, forse ligure, e qualcuno ancora crede a Tucidide, che diceva che gli Elimi fossero di origine troiana. Benché etnicamente non greci, gli Elimi però furono greci dal punto di vista culturale, lo provano il tempio, il teatro e lo provano i contatti con Atene, che a causa loro venne coinvolta nella sfortunata spedizione militare in Sicilia. E vorrei aggiungere infine, non senza vincere un po' di imbarazzo, prima preparando questi fogli, che lo devo dire, non lo devo dire, ma se alla fine l'ho detto, e quindi lo dico adesso, l'ho scritto, quindi lo dico adesso. Vorrei aggiungere infine, non senza un certo imbarazzo, a scendere in questi dettagli, di avere scoperto di recente, tramite un test genetico che ho fatto così un po' per sport, che la mia componente etnica maggioritaria, è proprio quella greca. Sicché in me la patria ideale sembra quasi ritrovare le sue lontane ma reali radici biologiche. E il fatto di averlo potuto dichiarare qui ad Atene è per me motivo di sincera emozione. Grazie. Questions, but I don't want to hear questions.
And for the Greeks, it's a very important moment. Exactly the 7th century CE, the end of the ages, when we have the end of the myth. And according to many, this is an item, it's the geographical structure of Greece which helped to that. That's the first point. The second is that you refer a lot to harmony. It is true that his root R is absolutely connected with another Greek word, areti, which is very cool. So it's a very interesting link between harmony, harmonia, and areti, you do. That was the second part. The third is that we referred a lot to Plato, not to Aristotle. As a Greek of the old generation, who had about 8,000 every Greek, of ancient Greek, we had a lot of Plato, but not at all Aristotle. No, I mean, in Athens or in the Lyceum, which is an interesting point. That's a fourth point. And the last is the connection between the Archive House of the Genesis and the Archive in Olympus, etc. And I finished. That was it. Io purtroppo le devo rispondere in italiano. Capisco l'italiano, ma non posso parlare. E le rispondo sul secondo e terzo punto, perché sul primo e sul quarto non nulla da dire. Sul secondo punto io non l'avevo notato, e la ringrazio molto, che la radice ar, che forma armonia, è la medesima che forma arete, virtù. La virtù, sì. È come la virtus latina, che ha a che fare con vir, no? Io penso che uno dei compiti del nostro del pensiero sia quello di ridare dignità alla parola virtù. E per questo motivo penso che riprendere quelle che vengono definite scolasticamente le virtù cardinali, così come ci sono i quattro punti cardinali, così ci sono le quattro virtù cardinali, che il cristianesimo ha ripreso e ha collocato nel catechismo, ma che sono originariamente greche, perché Platone nella Repubblica e poi nelle Leggi che parla delle quattro virtù cardinali, sono phronesis, dikaiosyne, andreia e sophrosyne, che i latini traducono con prudenza, giustizia, temperanza e fortitudo. Ecco, queste quattro virtù vanno precisamente, io direi, se fosse possibile, studiate a scuola, praticate. Mi limito a dire che noi italiani dovremmo, non so se i professori sono d'accordo, ma noi italiani dovremmo... Lei che madrelingua è? Greco. È greco? E quindi lei non ha questo problema della traduzione di phronesis, perché ancora adesso immagino dite phronesis in greco moderno, no? Sì. Noi italiani sbagliamo... Non l'avete, ma la dite, sì. Noi italiani sbagliamo, a mio avviso, perché traduciamo la prima virtù cardinale, phronesis,
con prudenza e pensando che la prudenza italiana sia la medesima cosa della prudenza latina. Ma la prudenza latina, lo dice Cicerone nel Officis, traduceva direttamente phronesis greca, e il significato di prudenza noi italiani lo possiamo capire solo quando pensiamo a iuris prudentia. Perché normalmente invece quando noi diciamo prudenza pensiamo alla cautela. Questo è il significato che noi attribuiamo alla prima virtù cardinale. Ma voi mi dite come potrebbe essere possibile che la prima virtù di un essere umano sia essere cauto? Semmai coraggioso. Il greco moderno, phronesis, è molto più vicino al francese sagesse. Ecco, perfetto. Noi potremmo chiamare, noi dovremmo chiamare discernimento anche saggezza. Questa che è la virtù della mente. Della mente che capisce. Poi la giustizia è la virtù, immagino, della mente che agisce, non che capisce ma che agisce. Hai capito, e poi una volta che hai capito devi agire, e come devi agire? In maniera giusta. Poi hai la fortezza, che vuol dire la persistenza nelle azioni, la terza, e poi bellissima la quarta, la sophrosyne, la temperanza. Hai fatto tutto questo, hai capito bene, hai agito bene, hai perseverato nell'agire bene, non prenderti troppo sul serio. E soprattutto sii clemente verso chi non riesce a fare. Per quanto attiene ad Aristotele, è vero, io non ho citato Aristotele. Sa perché probabilmente? Perché Aristotele, che pure frequento, i cui libri sono costantemente presenti a me quando lavoro. Aristotele è il pensatore che nella storia è stato più amato dal potere, almeno parlo del potere ecclesiastico, perché sul pensiero di Aristotele si può costruire il sistema. Il pensiero di Aristotele garantisce la sistematicità, è come Hegel. Io lo paragono a quel pensiero che funziona, non dico che il potere, di cui il potere si può servire. Mentre dal pensiero platonico, che io paragono al pensiero kantiano di Kant, un pensiero dialettico, un pensiero asistematico, un pensiero inquieto, un pensiero contraddittorio. Pensiamo per esempio a Platone, alla maniera in cui Platone parla dell'arte. Il giovane Platone nello Ione dice che gli artisti sono ispirati dagli dèi e quindi ne parla nel miglior modo possibile. Quando giunge nella Repubblica, quando scrive nella Repubblica, nel momento della maturità, non li vuole accogliere nella città ideale, perché dice che sono imitatori di ciò che era a sua volta imitazione. E infine, invece, nella vecchiaia, diciamo così, nel Fedro, torna alla maturità. Quindi Platone è contraddittorio, ma nel suo essere contraddittorio contiene la dialettica, ed è per questo che il mio pensiero, che è meno preoccupato del sistema e più di aderire alle correnti della vita, privilegia Platone, non Aristotele. Grazie al professor Brancusi per questa lezione magistralis, piena di stimoli incredibili. E avrei voglia di dire chiedere tante cose, ma poi ruberei dopo tempo. Lei ha ripetutamente costeggiato la nozione di verità, ma si è baciato bene da darne una qualsiasi. Scusi, ho osteggiato. Costeggiato. Almeno io così l'ho ricevuto, ma mi sembra si sia guardato bene da darne una definizione. E ci ha portato per mano a lungo contrasti epistemologici di grandissima portata
sui quali personalmente forse qualche nozione un po' diversa, ma sono certi che sbaglio, soprattutto sugli esiti della teoria di Einstein negli anni 60, che dopo 39 anni, durante i quali Einstein fu considerato una sorta di cigno che aveva già dato allora il suo ultimo canto, poi in realtà nel tentativo di unificazione delle forze fondamentali della natura si scopre che forse l'idea di unificazione possibile attraverso la legge medica non era così sbagliata. Va bene, ma a parte questo, il concetto di verità all'interno della scienza trova una possibilità di esistere lungo un sentiero che è assolutamente distante da quello teologico e anche da quello teologico. E cioè il concetto di verità si ridefinisce in relazione a quelle che sono le conoscenze di base per elaborare una teoria, quindi in relazione alle eventuali conferme, insomma si riduce notevolmente. Ma lei lo ha gettato così sul territorio, ripetutamente, mi sembra anche con una certa attrazione. Allora, le chiedo, lei come si nutre di verità? Allora, teoricamente parlando, io sposo la visione non greca in questo caso, bensì latina, a cui il termine veritas in latino rimanda. La visione greca, aletheia, verità uguale svelamento, rimanda a un dato vero, ciò che si vede, quindi è proprio frutto di una teoria, teoria anzitutto come visione. E da questo punto di vista, come io ho detto nella mia relazione e come avviene a me quotidianamente, io mi ritrovo al cospetto di una selva di antinomie. Dio esiste? Dio non esiste? Dio esiste, non esiste, l'anima, ecco, da questo punto di vista, certo ho le mie convinzioni, ma non sono tali queste mie convinzioni da essere teoricamente definibili verità, semmai convinzioni, ideali, aspirazioni. E quindi il mio concetto di verità ha più a che fare, dicevo, con il concetto latino, a cui... Questa è una mia interpretazione particolare, quella che adesso dirò, a cui la radice ver rimanda. Perché la radice ver, di veritas, oltre ad essere una radice, è anche un sostantivo in latino, che significa primavera, ver veris. E io mi sono detto un giorno, ma sarà un caso che la mente dei nostri padri abbia associato quello che noi chiamiamo verità al concetto, o meglio, all'esperienza, non è che c'è l'esperienza del fiorire della natura, anzi del rifiorire della natura. Che cos'è la verità? La verità, più che essere una formula o un dogma, è quell'azione, quel modo di disporre se stessi rispetto al mondo, all'interno di diversi sistemi di cui si fa parte, in modo tale da far fiorire o rifiorire i sistemi e le persone, eccetera. Cioè di rendere vero quello che la parola natura dice. La parola natura in latino viene dalla contrazione di un participio futuro, nascitura. Ecco qui, hai veris, primavera, natura, nascitura. Che cos'è la verità? È ciò che rende la natura realmente nascitura, ciò che fa fiorire la vita. Quindi è un concetto operativo il mio di verità. Un teologo tedesco, a cui pure la mia vita deve molto, si chiamava Dietrich Bonhoeffer,
perse la vita il 9 aprile 1945, sì, a tutti noti, quindi sto dicendo cose ovvie, ma insomma, impiccato nell'area di Flossenbürg, per chi non lo sapesse, 39 anni di età, perché stava preparando un libro dal titolo Etica. E in quel libro lui scrive un saggio dal titolo Che cosa significa dire la verità? E fa l'esempio di un bambino, o meglio, di un maestro, che all'interno di una classe chiede al bambino: è vero che tuo papà è un ubriacone? Era vero, dice Bonhoeffer, ma il bambino lo nega e dice: no, signor maestro, mio papà non è un ubriacone. E beh, il teologo commentava dicendo: c'è più verità nella risposta, diciamo, falsa del bambino rispetto al dato oggettivo, il padre ubriacone, che non in un'eventuale risposta di un altro bambino, dice: sì, signor maestro, io lo so, il padre di Friedrich effettivamente è un ubriacone. Perché ci può essere un uso cinico, blasfemo, di un dato oggettivamente vero. Cioè un uso di un dato oggettivamente vero che non favorisce il processo, la processualità, l'armonia, la vita del sistema, non fa fiorire il sistema, ma al contrario lo fa sfiorire. Come sarebbe sfiorito il rapporto di quel bambino con la sua famiglia. E quindi per me è stato anche significativo quando ho collegato il concetto di verità, la radice vr, al tedesco. Perché in tedesco verità, Wahrheit, Wahrheit è il suffisso che diciamo rende sostantivo l'aggettivo, ma ho la medesima radice, vero in tedesco dice var, e ho detto: ma come si dice in sanscrito? Io non lo so in sanscrito per niente, ma dico, vediamo un po' se qualcosa, e mi sono imbattuto nella parola vrsti, che originariamente significa sono le piogge primaverili, originariamente vr. La stessa radice di ver, primavera, e poi è l'affluvio di pensieri luminosi, come un'idea luminosa, un'idea di armonia, vrsti, così dice. Greco, voglio dire, da dove nascono le parole? Io non lo so da dove nascono le parole, ma penso che all'inizio ci sia proprio la pressione della vita sui viventi, questa pressione che costituisce come delle impressioni dentro di noi. E intanto penso anche ai canali del nostro cervello che sembrano quasi solcati dal piovere, sembrano quasi. E poi dicono 80.000 anni fa a una specie, in questo caso la nostra, capitò la fortuna di poter ridire queste, e allora dai, di poter dare voce a queste impressioni che la pressione della vita ha costituito. Quindi hai pressione della vita, impressioni che si imprimono, e poi hai espressioni, sono le parole. E il fatto che il latino, il greco, adesso mi si dice, il sanscrito, il tedesco abbiano dato spessore a questa vr, per dire ciò che feconda, cioè proprio l'azione naturale per definizione, ciò che feconda, ciò che fa nascere. E scusate, se noi fossimo in classe e io fossi il vostro professore, io vi direi: ragazzi, proviamo a ripetere tutti insieme vr. Non sentite come se fosse un motorino, che qualcosa si sta mettendo in moto. Quindi che cos'è la verità? È quello che diceva Gesù di Nazareth alla fine, che nel Vangelo, nel quarto Vangelo, capitolo 3, versetto 21, il Gesù Giovanneo dice: chi fa la verità viene alla luce. Ode poion ten alezeian, erketai prostofos. Chi fa? Cioè, poien. Quindi io, lei mi dice:
come mi nutro di verità. Io anzitutto le rispondo dicendo che io al sostantivo verità collego il verbo fare, più che il verbo dire, più che il verbo scoprire, più che il verbo fare. E mi nutro della verità così come sono capace cercando di essere vero. Non so se ci riesco, spesso non è facile, ma è quello che tento di fare, perlomeno nel mio pensiero. Anche al discorso di Benjamin Constant sulla libertà degli antichi e dei moderni, sia una libertà che non riguarda l'individuo, è una libertà di una collettività sovrana, come si direbbe adesso, l'aggettivo diciamo, sovrano, e dove anche nel periodo dell'Atene democratica è una libertà. Un'indipendenza personale innanzitutto ristretta ad una comunità molto esclusiva che esclude la maggior parte diciamo, della popolazione, ma dove gli individui non godono di una piena libertà individuale come quella dei moderni, dove esistono delle leggi, ma dove l'indipendenza personale è in qualche maniera o dovrebbe essere garantita. Dunque, diciamo, la risposta alla domanda di Atossa della regina dei Persiani è ovviamente una risposta, come dicevamo, di tipo propagandistico, che come tale è vista. Diciamo, c'è una considerazione di carattere storico dove forse Benjamin Constant ci può aiutare a capire le differenze tra il nostro concetto di libertà e quello del V secolo a.C. La ringrazio molto, non era una domanda, era una bellissima chiarificazione, ho imparato molto da questo che lei ha detto. Non saprei che cos'altro rispondere, però. Se non fosse un po' ottimisticamente, forse un po' troppo ottimista, non lo so, pensare che forse non è sbagliato vedere la linea della storia come la vedo io, cioè come un'evoluzione. Cioè ci sono, secondo me, quattro possibilità di pensare la storia, dico da un punto di vista figurativo. Lei non la vede come esilio, che si passa no, dal no, appunto, quella è una, la linea discendente è sempre peggio. Nelle opere dei giorni dice, noi sono nato nell'età del ferro, la peggiore, dove mai avrei voluto nascere. Non la vedo come esilio. Non la vedo neanche al contrario, come una linea ascendente. Magnifiche e progressive. Non la vedo così. E non la vedo neanche come l'eterno ritorno dell'uguale, perché penso che nella storia qualcosa si faccia e qualcosa di singolare, di irriducibile viene al mondo e non riesco a capire l'eterno ritorno, forse non lo capisco, ma non, e precisamente per questo non vedo la storia come l'eterno ritorno dell'uguale. E per me la maniera di vedere la storia è quella di una spirale ascendente. Io penso che ci sia un obiettivo progresso nella storia. E penso che il suo intervento me l'ha fatto, come dire, ha ravvivato questa impressione, la libertà di cui godevano i greci era una libertà elitaria, di pochi. La libertà di cui godiamo noi, non so ancora per quanto, cioè la libertà di cui godiamo noi, se io penso per esempio alla mia famiglia, no, una famiglia umile, mio padre come ho detto è emigrato dalla Sicilia, è in Lombardia, io ho avuto la libertà, grazie agli sforzi economici di mio padre, di poter studiare, di poter, come me, tanti altri, eccetera, eccetera. Quindi insomma la libertà di cui noi godiamo è effettivamente reale,
con tutte le limitazioni di cui naturalmente parlavo nella relazione. Il Novecento è stato un secolo terribile, e lo sappiamo, ma è anche stato un secolo benedetto, e questo lo ricordiamo poco, perché se pensiamo ai diritti umani della donna, delle minoranze, delle minoranze di qualunque tipo, delle persone handicappate, che il Novecento ha configurato, tutto questo non è concepibile. Aristotele nella politica, nel libro settimo della politica, dice ci dovrebbe essere una legge che proibisca alle famiglie di allevare figli malformati. Il che significa, da un lato, il suo rigore logico nel dire non dobbiamo sprecare risorse per degli esseri umani che non possono essere un domani dei cittadini, e dall'altro però dice dialetticamente che probabilmente c'erano delle famiglie che allevavano ciononostante i figli, perché altrimenti non avrebbe scritto che ci dovrebbe essere una legge che proibisca loro di farlo. Per la mia generazione c'era Teilhard de Chardin è in conclusione un pensatore, esattamente un teologo, un filosofo, oltre che scienziato, che fu un paleantropologo, a cui mio pensiero deve molto. Io mi leggo, insomma, a questa visione evolutiva. È sempre un'evoluzione drammatica, che costa, non è gratis per nessuno, non è lineare. Io penso che è reale, comunque reale, esiste questa evoluzione, qualcosa si produce. Questo qualcosa è un clinale di foglie, questo qualcosa che si produce è consapevolezza ultimamente. Cioè siamo anche più consapevoli dei nostri limiti, delle nostre mancanze, siamo sfiduciati, ma perché siamo consapevoli di tutto questo. Quindi se appena riusciamo a fare un passo un po' così di fianco rispetto a questa sfiducia che grava su di noi, immagino soprattutto su noi dell'Europa del Sud. Immagino, forse le cose per la Germania, per altri popoli sono diverse, ma per noi europei del sud, per noi forse le cose sono effettivamente cupe, no? Un po' più cupe. Però se riusciamo a fare questo spostamento e capire che siamo anche consapevoli dei nostri limiti, forse senza voler cercare l'happy end a tutti i costi, questo ci può aiutare a essere un po' meno. Grazie dell'attenzione. Del segretario generale.